il customer care è sempre più importante in un'era sempre più digitale. Questo perché la tecnologia cerca, o spesso può allontanare, no, le persone, perché posso comprare qualcosa online, o un software, un prodotto, qualsiasi cosa, grazie anche a Amazon, altre cose. Quando è che però ho bisogno della parte umana? Chiaramente quando ho bisogno di assistenza tecnica, perché nel momento in cui mi si rompe qualsiasi cosa, banalmente il mio computer, il mio telefonino, ho bisogno di un'assistenza rapida, proattiva, perché quel prodotto per me è vitale appunto per la mia attività, sia che sia privata ma anche chiaramente di business. Quindi la parte di customer experience, quindi la parte di assistenza tecnica o assistenza comunque ai clienti, è fondamentale. E secondo me l'utilizzo di tecnologie come appunto intelligenza artificiale, ma comunque la conoscenza e avere dei dati a disposizione che sono appunto orientanti, può aiutare appunto questo. Banalmente io posso chiamare un qualsiasi operatore di telefonia, visto che noi ci occupiamo di telefonia come Via Nova, e spesso devo dire chi sono, quali sono i miei prodotti, perché lo chiamo, e spesso la persona che mi risponde magari è general purpose, cioè non è specifica su quel tipo di prodotto, e quindi devo perdere tanto tempo per avere delle risposte. Ecco, noi ad esempio in Via Nova abbiamo un approccio che cerca di ottimizzare e rendere la customer experience la migliore possibile. Si direbbe wow. Perché? Perché intanto le persone che rispondono al telefono, e noi abbiamo lo slogan rispondiamo in tre squilli, sono persone del nostro servizio cliente, quindi non sono persone esterne in outsourcing e si occupano solo dei nostri prodotti. E questo chiaramente è importante, perché quando voi chiamate questo servizio clienti capite subito che la persona che vi risponde capisce del prodotto. Ma ancora più importante è che i nostri operatori e le nostre operatrici hanno a disposizione tutti i dati, quindi il cliente che chiama è subito riconosciuto, c'è tutta la storia del cliente, del prodotto, dell'ultimo guasto, e quindi il cliente si trova coccolato, diciamo questo termine. Ecco, noi crediamo che quindi dal punto di vista della customer experience ci deve essere un connubio, da una parte umana, perché chiaramente ci vuole la sensibilità, l'empatia di una persona che appunto risponde al telefono, perché in quel momento magari ho un problema e quindi devo gestire una situazione anche molto particolare, ma questa persona non può essere lasciata da sola, ma deve avere bisogno di informazioni, e nel più tempo rapido possibile, e questo lo possiamo fare grazie appunto all'adozione di data mining e machine learning o intelligenza artificiale, che permettono all'operatrice di avere un copilota che la guida nel dare la risposta più opportuna e più efficace.